3, 2, 1, via. Minutaggio rubato. Let's go, baby! Dai, però sta parte è proprio emozionante. Quando ci sono le scene di azione, comunque preferisco l'anime. Cioè, l'anime è bello. Ma il recapino a persone come mia madre, per esempio, è importante? No, ma ci sta, carità. Ma più avanti la serie, più diventa Child Magat, proprio a livello fisico parlo. Sì, è vero. È un po' come nel manga. Si sa perché c'è questa trasformazione. Magat è veramente un bel personaggio. È un po' come Hunter. Ma Hunter mi pare stia diventando Child, ragazzi. Mi sembra proprio. Entrate in questo 123 e basta, ragazzi. 123 non esiste. Non esiste. Ecco, ma in barca quanto tempo ci si mette ad arrivare dal Madagascar a quel punto dell'Africa? Secondo Ma me penso non così poco come lo che me è descriverei. un giorno di viaggio. Vabbè, ma qui sarà più piccolo il mondo, penso. Ecco, io mi Ah, chiedo perché mettere quel flash quando comunque è eliminato. flash, scusami. È quella di. Non l'hanno fatto vedere ancora? Sì. Oh, io l'ho vista. Ma che flash? Che episodio sto vedendo? Ah, ma quello di Gin e Connie! Vabbè, Ah, vabbè. È vedi? quello. Non me lo sono sognato allora. Ok, ma. Grazie, Diego. Ok, sì, quello l'ho visto. Pensavo fosse qualcosa di un po' più importante. Però anche durante la cena dicono delle cose in riferimento a quel momento quando ancora non è stato mostrato. Cioè, è un po' strana questa cosa. Jack, ti vedo più problemi. Questo. L'attacco dei giganti va preso come la vita, devi farti domande. Su questo hai ragione. Però io ho problemi nella vita, Perché quindi. vedi, l'attacco dei giganti è così come la vita, è un racconto di riti di passaggio. Grazie Kenzo, Quindi grazie. farsi domande è Dio, mi sto inutile. commuovendo. Cioè devi vivere lo scorrere delle cose. Ma oggi sei meraviglioso. Un trombo da 2 mesi, Quindi. sto diventato scemo ormai. Oddio, come corrono questi? Cos'è sta roba? Inquietante, cazzo. L'animazione della corsa è inquietante. Sta parte è molto figa, mi piace un sacco. No, ma hanno aggiunto comunque diversi, diciamo. Diversi frammenti di scene di combattimento che comunque, cioè non a casaccio, capito? Che fanno vedere di più comunque Sì. il fatto del conflitto e il fatto che comunque Flock se la gioca bene, Ok, che è comunque una grande strategia. fin quando devo riempire per dare in più intensità al combattimento ci sta, amor di Dio, veramente figo. Sì, molto bello questo episodio, mi è piaciuto molto. Però una botta a picche da gigante si può fare. Quest'altro si sta bucando la mano inutilmente. Così per a sfregio proprio. Come faccio io No! quando sto ridendo. Che devi Che dire? è? No, quando sto ridendo troppo che comincio a picchiarmi sulle gambe. Ah, ok. Oddio, che sequenza. Tutti Bella. i baci di questa sequenza hanno buttato via tutto. Hanno dato il cuore qua. Hanno Ma qua hanno dato pure il culo, offerto secondo il me, altro che il cuore. cuore. Qua era un uomo, No, non vabbè, era una ragazzi. ragazza. Clamoroso. No, che per carità, poi in alcuni frame i disegni sono anche brutti, però nel complesso mi piace che abbiano aggiunto tutte queste No, scene in più, questi movimenti. i disegni sono bruttini in alcune situazioni, però Eh l'animazione è sì. È talmente tanto, come dire, ben fatta secondo me, figa, sì, che non te ne infatti. frega un cazzo, cioè, è come se ti mettessi a vedere frame per frame, magari, un film di Yuasa, che magari becchi un frame fatto di merda e non contestualizzi cioè, il frame in tutta l'animazione. Stessa cosa in questo caso. Cristo Dio, mi sto per cacciare il pisello, ma che No, è bellissima questa scena. Pure è? Bello, cazzo, bellissimo. lui che cade così, vero? C'è poi clamorosa la scena in cui c'è Flock che si muove a mezz'aria, o sul tetto, non mi ricordo. Io l'avevo già vista, ma è Ma spettacolare. nonostante sia realizzata comunque con un numero di frame minore rispetto alle altre scene, si capisce benissimo. Sì, ma infatti quello che dico io è che anche se in alcuni passaggi
i disegni sono anche bruttini, alla fine non importa, perché comunque tutta la i movimenti, insomma, è il complesso, il flusso che è stato realizzato bene, secondo sì, me. Sì, 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 è quello che voglio la dire. La sequenza. Anche questa parte è bellissima, col sangue che piove. Cioè, nel manga c'era una paginetta sì. del sangue. Flock che cade, era una pagina, basta. Hanno messo tutto il budget della quarta stagione parte 2 in questo episodio, secondo me. Ma devo dire che dà soddisfazione, però, eh. Eccolo. Eccolo. Vedi, anche lui è rimasto folgorato dal rito di passaggio dei ragazzi. Incredibile, senza un'emozione indescrivibile. Vabbè, Colt era un personaggio figo. Cioè, figo nel senso esteticamente. Colt era un merdone. È bello anche che non fanno sentire le voci, no? Ma senti solo la colonna sonora. Bello, bello in culo, cavolo. Veramente bello. Vero. È un episodio bomba, signori. Episodio bomba questo. Indiscutibile. Sì. Ecco, vedi? Rispondo a chi aveva detto che non si erano confrontate abbastanza Annie e Mikasa. Cioè, il fatto è che comunque quello era un primo momento, adesso ce n'è un altro e ce ne sarà uno ancora più importante più avanti, che io considero fondamentale, che infatti non vedo l'ora che arrivi, perché la voglio dire quella cosa. Allora, Jake, vabbè, abbiamo già fatto sega a tre mani a mappa durante la visione, però insomma, che ne pensi di questo episodio? Bello. Voglio stupire Caverna di Platone dicendo che in effetti questa parte, come rappresentata, forse quasi mi ha... Devo rivederlo per vedere se in effetti... Cioè, devo rivederli tutti e due, nel senso rileggermi di nuovo tutto il capitolo e rivedermi di nuovo tutto l'episodio. Perché adesso, per esempio, l'ho guardato che me lo confrontavo un po' con il capitolo, insomma, perché l'avevo già visto stamattina. Però mi verrebbe quasi da dire, non lo voglio dire, però mi è dai, da dire, dillo, let's go, che mi è quasi di più piaciuto l'episodio piuttosto che il capitolo. Non riesco a togliere questo quasi, ma giusto perché let's go! Devo rivedermi il capitolo e capire delle cose, però mi ha molto emozionato la sequenza d'azione, che tra l'altro va a rafforzare è perché sono giapponese che non do mai una risposta definitiva e decisa, mi nascondo dietro al retaggio culturale. Però quelle sequenze d'azione avevano anche un senso, cioè mostrare, a parte mostrare il conflitto, ma soprattutto la decisione dei personaggi, perché qua vengono chiamati a prendere una posizione rispetto a quello che sta succedendo. Quindi siamo in guerra, se tu allenti la presa, un tuo amico viene fatto fuori, un tuo compagno, e quindi in qualche modo devi agire. Per esempio hanno sostituito il personaggio, hanno messo un personaggio femminile che viene ucciso da Jan. Nel manga, se ho visto bene, durante lo scorrimento era un soldato qualsiasi, insomma. E forse c'è anche un rimando, insomma. La donna comunque sembra, appare anche un po', l'hanno anche rappresentata un po' più come indifesa, no? Che aveva paura, che stava per sparare, però comunque anche un po' esitato. E tra l'altro anche questo concetto dell'esitazione, no? Cioè alla fine in realtà stanno sopravvivendo quelle persone che hanno esitato meno. Per esempio anche Daz e Samuel in realtà non è stato tanto Connie che era più abile nel sistemarli, ma hanno esitato loro, perché comunque in fondo erano compagni, già erano partiti che non ci volevano credere o non volevano accettare questa realtà, e poi è finita che chi ha avuto più
tra virgolette cattiveria è stato Cogni. E anche quando Armin ha sparato alla tizia, quando ha fatto la sua prima kill, credo, contro un essere umano, salvando Jan, no? Ti ricordi? Nel periodo, insomma, nell'arco politico contro Kenny, che c'è, ci sono tutti i soldati di Kenny che stanno, rapiscono Eren e Historia, insomma, in quelle scene lì c'è un momento in cui Jan sta per essere ucciso ed è Armin che spara alla donna che sta per sparare a Jan, e poi riflettono, cioè Armin si sente in colpa perché dice che lui è riuscito a sparare prima, perché lei, il soldato, in effetti in quel momento ha avuto un attimo di esitazione. E quindi da lì tutte le riflessioni, diciamo, sugli scontri che sono stati ben rappresentati. E poi, vabbè, bellissima, quello è forse anche solo un fatto estetico, però le scene riguardanti Flock, l'attenzione che hanno dato a Flock, che comunque è un personaggio odiatissimo, giustamente, ma senza Flock non avremmo avuto quell'ansia, no? Di vedere se lui sarebbe riuscito a colpire la nave oppure no, e quindi di vedere riuscita o no la missione. E senza Flock non avremmo mai avuto tutte queste difficoltà, quindi un personaggio fondamentale, e che tra l'altro fa un percorso di grande sviluppo, in cui da che era semplicemente un supporto, diciamo, di chi avrebbe incarnato il demone, quindi prima prima Erwin e poi Eren, la figura del demone, insomma, chi riesce a buttare via quell'umanità che Armin ci è sempre riuscito abbastanza bene diventando Gasmin, però soprattutto prima Erwin e poi Eren. E quindi lui, da che era un po' un fifone che cercava solo, diciamo, una figura di riferimento che li avrebbe portati alla salvezza, adesso lui è un convinto fanatico ed è anche più forte perché comunque crede in qualcosa, insomma. E per lui quella è la giustizia, cioè lui nella sua mente, diciamo, sta salvando Eldia, quindi sta facendo la cosa giusta. E va avanti, e quella convinzione comunque è da supporto per lui, anche per combattere, quindi anche più forte. A me è piaciuto un sacco come hanno realizzato le scene di combattimento, a parte per le scene in sé che a livello tecnico sono ottime, ripeto, non tanto i disegni quanto le animazioni sono davvero ben fatte, c'è molta chiarezza in quello che sta accadendo a schermo, si capisce tutto veramente bene, la scena di Flock, nonostante avesse un numero di frame più basso, comunque tanta tanta roba. E anche lì capivi benissimo cosa voleva, cosa stava facendo Flock, come si stava muovendo, eccetera, eccetera. E in generale mi è piaciuto molto il fatto che non ci sia nemmeno un momento di pausa, di tranquillità durante quel combattimento là, e quindi tu riesci a sentire tutta l'intensità, riesci a sentire tutta quanta la furia della situazione. E Vero. questo comunque lo percepisci anche dai movimenti di camera, perché la camera è molto spastica, cioè non è una camera a spalla comunque abbastanza stabile, no, in realtà è tutto il contrario, e questo qui ti fa percepire molto bene la situazione e quanto stia precipitando. Un po' imbarazzante il modo in cui corrono gli omini degli Azumbido là per strada, tutti quanti snodati. Non ho capito che movimento era quello, cioè proprio a livello anatomico, una cosa che è un pochino brutta da guardare. E anche perché rimangono su schermo per 3-4 secondi, quindi ci fai pure caso. Bello anche, cioè più che bello comunque. Mi piace il fatto, cioè come si stanno comportando anche con la CGI per quanto riguarda i giganti, soprattutto con il gigante femmina, che mi sembra molto più integrato nella scenografia rispetto al gigante corazzato, che invece stacca un pelo di più. Forse era proprio quello che volevano rendere loro, ovvero avendo quella corazza addosso, il corazzato deve essere un pochino più finto. Però ecco, il gigante femmina si integra davvero bene con il resto. È animato e disegnato davvero, cioè, abbastanza bene, ecco. E che altro dire? Bellissima la scena finale di Magath. Magath, vabbè, Shadis, beh, questo ne abbiamo già parlato ai tempi del manga.
però il fatto che i due addestratori che si ritrovano nelle battute finali della loro vita, Shadis, tutto il discorso delle stelle speciali, che lui era un nessuno, eccetera, eccetera, che capisce che comunque, nonostante non fosse nessuno, non era quella la cosa importante. Qualcuno prima in chat ha scritto che sarebbe stato bello vedere tipo una scena aggiunta di Carla che dice a Shadis: vabbè, anche se non sei speciale non fa niente, non vuol dire che non vale un cazzo. Sarebbe stato bello vedere proprio quella scena detta lì con Shadis che la ricorda, un'aggiunta che avrebbe, come dire, fatto assolutamente piacere. Rinforzato, sì. Esatto. Vero? Vabbè, poi tocco di classe che io apprezzo tantissimo, è successo, cioè l'ho visto in tante altre opere, ma mi piace tantissimo, quindi è un cliché che uno può riutilizzare all'infinito, non mi dà fastidio, è quello di togliere qualsiasi cosa tranne la musica nei momenti più drammatici. Questo lo abbiamo dopo nella fase finale, quando muoiono sia Magath che Shadis. Diciamo che quello alimenta il dramma e la tragicità della situazione, e che, se non sbaglio, era una cosa che fecero anche in Gurren Lagann, in una certa situazione di cui ora non farò, in cui non nello specifico. È molto, molto figa come cosa, mi piace. Io volevo solo aggiungere rispetto alla riflessione su Magath e Shadis, che sì, a parte bellissimo, ma una cosa, ecco, la figura del maestro, no, come lo posso definire? Non è il maestro, è di chi ti fa formazione, ecco, secondo me. Nella vita di Isayama, o comunque nella sua concezione, ha un aspetto molto positivo in realtà rispetto a quella genitoriale, mentre lui rispetto all'istruttore, sì, istruttore, dai, mentore, sì, bravi, bravi, grazie, grazie. Mentre la figura dei genitori, come può essere il padre di Eren, la madre di Reiner, che altri esempi posso fare? Altri genitori? Fatemi I genitori di pensare. Zeke. Sì, padre di Zeke, quindi padre di Eren. Avrei la madre di Zeke. Anche la madre di Zeke, vabbè, comunque è stata caratterizzata un po' meno, comunque diciamo che il rapporto più importante, cioè il distacco più importante ce l'ha col padre, mentre invece vediamo come si chiama Saver, che comunque è stata una figura, per quanto lui comunque poi ammette di aver ricreato, no? Sfruttando in qualche modo Zeke, comunque loro riescono invece ad ottenere comunque un buon rapporto. Quindi comunque sempre l'istruttore, il mentore, chi diciamo si prende cura di lui, però come insegnante, che comunque risulta una figura sempre positiva. Anche lo stesso Magath, per quanto sia severo, comunque si vede già inizialmente che lui in qualche modo è una figura che si occupa dei cadetti guerrieri, anche se comunque molto severo. C'è già una sorta di complicità, diciamo, tra lui e i ragazzi. E tant'è vero che poi questa cosa poi culmina in questo ultimo suo parola che non posso dire, cioè non dirò più, però in questa sua crescita finale. E lo stesso anche Shadis, che era l'uomo che voleva essere speciale, no? In qualche modo, che poi quella era un'altra, diciamo, aspirazione di Isayama. Isayama, nelle volte in cui comunque veniva spesso criticato dal padre nel fare le cose, perché lui sostanzialmente non era un bambino, diciamo, che non era un bambino capace in niente. A livello sociale intendo, ovviamente, non che lui non fosse una persona capace, però ecco, Isayama sentiva sempre che era speciale, si sentiva speciale, aveva questa aspirazione ad essere speciale, faceva quelle cose che lo rendevano anche un po', lo distinguevano dagli altri. E questa aspirazione, secondo me, l'ha messa in Shadis, che è un altro istruttore che poi, tra l'altro, insomma,
fa vedere quanto è cazzuto, quando si prende cura anche degli jägeristi, no? Cioè dei ragazzi che in realtà l'avevano un po' tradito per andare con gli jägeristi, insomma. E poi si accora nel vedere anche la stessa Annie, che comunque in realtà era la traditrice, diciamo, che era passata, che lavorava per la fazione opposta, ma per lui invece è semplicemente una studentessa, un'alunna che in qualche modo è cresciuta sotto la sua ala, no? Quindi avevo notato che questi insegnanti, appunto, vabbè, tutto questo discorso per dire che sono una figura, secondo me, molto positiva per Isayama. E tant'è vero che gli ha dedicato questa puntata, dove comunque loro hanno, ecco, queste sono le prime morti eroiche, che è una cosa che non abbiamo visto spessissimo nell'attacco dei giganti, insomma. Ma Vabbè, in realtà le morti dell'attacco dei giganti sembra proprio, come da dire, guerra, da guerra, da esatto, guerra cioè morti dove non conti strazianti che nulla. non c'hanno nulla di, non c'hanno nulla di epico, di incredibile. Beh, ma la cosa bella è che comunque dicono non voglio morire, no? Pussy. E io, per me, Marlo è un personaggio importantissimo per la sua morte. Perché quello è proprio il simbolo della morte, del concetto di morte nell'attacco dei giganti. Oltre a Moses, Moses? naturalmente. Moses? Naturalmente. E quindi, no, no, bella questa, be veramente emozionante questa puntata. Mi è piaciuto pure il fatto che abbiano inserito quel frammento finale. Non ho capito questa cosa di, cioè, hanno prima fatto vedere il prossimo episodio e poi hanno intitolato di nuovo, cioè, hanno rimesso delle altre anticipazioni. Cioè, hanno messo una parte che era post ending e poi hanno messo le anticipazioni, giusto? Sì, Cioè, sì, sì. l'hanno diviso, come era diviso il capitolo? Forse perché volevano farlo fin cioè farlo finire, volevano arrivare all'ending con quel finale molto Ah, no, era una triste. preview. E sembra una Dice preview, sì. Wilkes, non era una preview, vabbè. Quindi. Ah, ecco, un'altra cosa. Secondo te, Kenzo? Ah, non era una preview, ok. Ah, non era una preview. Lo vedi. Vabbè, Scusa, Wilkes. Ok. che giustamente tu, però, se ci pensi, mettendo quel pezzo prima dell'ending avrebbe un po' spezzato il mood di quella fase dove c'era appena stata la morte di Shadis e Magath. Certo, Gian esita, Mikasa e i miei amici moriranno. Gian esita, Mikasa e non potremo fermare. Esatto. È quello che dicevo prima, Domenico. E infatti glielo stavo per chiedere a Kenzo, questa cosa. Secondo te Oddio. sposta qualcosa? Ma perché mi fai queste domande? Ma perché non mi puoi chiedere quando sono grosse dette di Mikasa, secondo te? Te lo chiedo dopo. Allora, i miei amici moriranno nel manga. E non volevo fermare Boato. Oddio, cambia perché nel manga c'è Mikasa che pensa agli amici, facendo di pe pensare che lei sia interessata soltanto agli amici suoi. E magari implicitamente a Eren, chissà. Mentre nell'anime ti fa pensare che lei sia intenzionata a fermare Boato per il bene dell'intera, cioè per una cosa più generale, per il bene dell'intera umanità, potremmo dire. Cambia un Sì, po' infatti. la percezione che uno ha di Mikasa. Beh, E sì. quindi sì, c'è cioè una sottile differenza, ma non, che Non cambia, non è indifferente, non indifferente, esatto. indifferente. Sì, esatto. E infatti hai colto, insomma, Vabbè, il ragazzi, concetto. troppo forte, troppo analista di poesie. Bravo, Kenzo. Io preferisco l'azione dell'anime. Nel manga, i nostri dovrebbero anche se i cristi stanno massacrando. Beh, io non mi ricordo benissimo la scena, ma non penso che Mikasa intenda quello. Cazzo, chi ne frega Mikasa i cristi? No, infatti, no, no, ma lei lo dice cioè poi non dice amici, cioè, insomma, li chiama Nakama. Nakama. Sì, anche gli jägeristi erano Nakama, però
No. Diciamo che in quel momento si riferisce a chi dovrebbe salvare a scapito degli jägeristi. Comunque ritorna il tema della scelta, che una scelta comporta sempre comunque un avanzamento, ma a costo di qualcosa. È ovvio, cioè, ogni scelta ha il suo costo. Vero. E tu comunque devi scegliere. Per forza. E qua non parlano, però veramente fanno, cioè, si decidono, diciamo. Infatti è una decisione che, cioè, contrariamente a magari a quello che si poteva pensare, no, con l'episodio di Conny, che hanno detto tutti quanti insomma, è tutto troppo veloce, non è stato argomentato. In realtà poi in questi tre episodi viene gradualmente mostrato questo passaggio dei personaggi che piano piano si rendono conto di quello che devono fare. Cioè, hanno iniziato con poca convinzione, non erano convinti di questa unione, non erano convinti neanche di salvare il mondo, perché comunque, per esempio, Gian, prima di quando, insomma, ha quel conflitto interiore, lui sta lì e dice: però in fondo noi dovremmo pensare anche ai nostri compagni, a Eldia. Che male c'è se vogliamo salvare Eldia da tutto il resto del mondo che ci vuole fare fuori? E là però poi loro trovano, diciamo, il sentiero giusto. Vabbè, Ange è sempre stata illuminata, infatti è tipo uno dei personaggi preferiti di mia madre. Che a lei ovviamente, come anche alla mamma di Lorenzo, infatti pure lui si confida con me sui gusti della mamma. Ma chi è Lorenzo? Lorenzo. No, Lorenzo, no, con 3 Z. No, niente Lorenzo in sta live, per favore. Teniamo l'argomento fuori. Non abbassiamo il livello della live. Non voglio citare. Non abbassiamo il livello della live. Teniamolo alto, per favore. Comunque, mi hai fatto perdere il filo del discorso, questo è molto grave. Perfetto. No, perché c'è Gian che dice... Ah, sì, è vero, perché è Gian che deve continuare con la sua crescita, e quindi a un certo punto, ecco, dopo tutte queste situazioni, arriva al punto in cui, comunque, costretti a scegliere, sì, in qualche modo decidono. Anche perché comunque, vabbè, questa forse è una cosa anche non so se un po' più nella cultura giapponese, ma comunque il fatto che comunque tu tiri fuori di più la forza soltanto quando sei davvero messo all'angolo, no? È il momento in cui trovi la motivazione. E infatti anche il tema della motivazione, ecco, questa è un'altra cosa. Vabbè, questo capitolo, vabbè, ma quello è istinto di sopravvivenza, Jake, penso sia una cosa proprio dell'umanità, cioè, a livello, sì, umano, però, guarda, è standard. Certo, però io lo vedo più nella chiave del fatto di trovare la motivazione giusta. Cioè, per esempio, quando tu vai a fare gli esami, no? Non ti viene da studiare di più negli ultimi giorni prima dell'esame? L'ultima e perché volta ti mi rendi... sono spaccato di alcol. Ok, però ti rendi più conto che comunque la data è vicina, ne hai maggiore coscienza. E infatti, per lo stesso motivo, alla fine dell'episodio vedi Annie, cioè anche, ecco, la motivazione è importantissima. Vedi Annie che dice: io non ho più motivo di continuare, e quindi lascio perdere. Sì, non ricordavo questa cosa. Che cosa? Che Mika una volta disse che c'era un limite di persone di cui potersi preoccupare. Ah, sì, 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 lo dice sempre. Lo dice anche quando quando vanno, cioè, non so se quello che diceva Farco era quello che mi ricordo io. Dice: ci sono due. Quando lei va da Bertolt e Rainer e deve affrontare comunque anche Historia, Ymir, e dice: guarda, che io comunque ho una mia classifica. Ecco, non dice letteralmente classifica, così, però in pratica gli fa capire che lei comunque prima ci tiene a Eren. Dopodiché, sì. Se qualcuno si mette contro, anche se è Historia, vabbè, che Historia non è che sia mai stata questa grande amica di Mikasa, anche se loro comunque hanno un bel rapporto di complicità, in effetti, perché c'è anche quella scena in cui si parlano su Levi, no? Quando intorno all'incoronazione di Historia. Là vedi che comunque sono molto complici. Ma perché questa è una cosa che io voglio una mia osservazione, ma diciamo, vai, molto dici. Personale. No, non posso perché non è ancora arrivato l'episodio, ma ve la condividerò quando ci sarà
No, mi sa tra un anno, mi sa, perché non ci arriviamo. E a Mi posto, ragazzi, a spiace. posto. Mi spiace. Però posso anticiparvelo. Ve lo posso anticipare perché riguarda la scena. Allora, vi ricordo la scena in cui ci sono Historia e come si chiama? Eren che parlano e poi arriva da dietro Mikasa. Che stanno tipo alla fattoria che ha preso Historia dopo che ha fatto comunque dopo che è diventata insomma si è Ah, palesata come ok, dopo viene da regina. Poi regina, ok, mi ricordo questo passaggio. scena quella che dicevo prima di Historia e Mikasa all'incoronazione che li vedi molto complici. Poi scena del combattimento tra Annie e Mikasa. Poi scena del confronto Annie Mikasa sia al distretto dove insomma si rivela come gigante femmina e poi ultima scena, quella della cena dove quasi insomma si stanno per affrontare però dicono vabbè aspettiamo prima di e poi l'ultima scena sapete qual è, quelli che hanno letto il manga lo Assolutamente, sanno, quindi da assolutamente. questo potrete facilmente intuire quello che voglio dire. È una Vero, vero. stronzata però anche molto vera. Ve lo dico io che non volevo essere, io volevo essere Armin, io non volevo essere Mikasa. Poi Ragazzi, ho dovuto ora dico, la ammetterlo. rivelo io sta cosa. Mikasa ed Historia sono entrambe lesbiche. Grazie Kenzo per questa rivelazione shock.